Estate in sicurezza nelle Dolomiti. Al rifugio Aquileia a Selva di Cadore consegnate le prime 11 attestazioni di rifugio sano e sicuro alle strutture ricettive che hanno completato il percorso di riconoscimento. Il progetto è promosso dall'ULS Dolomiti e dall'Associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto con l'obiettivo di migliorare la qualità igienico-sanitaria. In particolare il grande tema dell'approvvigionamento idrico in qualche modo sicuro e controllato, che è un tema sul quale abbiamo lavorato con impegno. Ma poi abbiamo chiesto a questi rifugi, e i rifugi si sono impegnati in questo senso, a fare attività di promozione della salute, quindi promuovere l'uso della crema solare per prevenire il melanoma, degli occhiali, della maglietta protettiva, del cappellino o della bandana quando necessario, per poi arrivare al grande tema della sicurezza sanitaria, quindi defibrillatore, sistemi per misurare la pressione con competenza del rifugista nell'assistenza in questo tipo di attività. Un percorso che i rifugisti potranno intraprendere con l'affiancamento, l'assistenza e la formazione degli operatori di settore. Contiamo di estenderlo al maggior numero di rifugi possibili, anche perché è un progetto che nasce da un lavoro di squadra, da una collaborazione, da un lavoro fatto assieme ai rifugisti. Quindi è un progetto che non viene calato dall'alto, ma viene condiviso con appunto i gestori dei rifugi, quindi è molto sentito da parte loro e questo ci fa veramente molto piacere. Un servizio di qualità che è un biglietto da visita importantissimo per il turista, ma senza dimenticare anche chi vive e abita in montagna. Sì, è un progetto che si appunto va verso appunto l'ospite della montagna, ma dà risposte anche a chi risiede in montagna, a chi lavora in montagna. È questa salute e sicurezza a tutto tondo che vorremmo realizzare in queste aree. C'è sempre da migliorare. Un territorio ricchissimo di rifugi, abbiamo due obiettivi. Uno tecnico e uno scientifico. Quello tecnico è quello di portare avanti questo progetto a favore degli altri rifugi che vorranno aderire a un percorso complesso che richiede impegno. Noi affiancheremo i rifugi sia nella proprietà sia nella gestione per aderire a questo progetto. E poi l'obiettivo scientifico è di documentare l'utilità di questi percorsi per quanto riguarda la capacità di essi nell'incidere sul profilo di salute dei frequentatori della montagna. Un grande lavoro di squadra anche in vista degli appuntamenti olimpici e dell'aumento dei flussi turistici in montagna.